Lui comunque è morto di fame e di sete, vorrei aggiungere, e le istituzioni sapevano di questa situazione. Quando il medico ha comunicato al PM che Nuvoli era morto, non hanno staccato la macchina. Hanno tenuto la macchina attaccata a lui, continuava a respirare così come se fosse attaccata a un canotto, per diverse ore, finché non è arrivato il PM a casa. È arrivato il PM, è arrivato il primario che gli è stato vicino in rianimazione a Sassari, e lì fino all'ultimo momento. E di questo, anche se abbiamo avuto nel bene e nel male delle discussioni e dei momenti molto difficili col primario, ma per me, che oggi ne posso parlare, è stato per me un uomo importante nel percorso della vita di Nuvoli, e grazie a lui oggi posso dire davvero di aver vissuto un periodo così sì brutto, con la presenza di una malattia terribile, ma ho potuto, e oggi ho un gran bagaglio dentro di me sulla vita che si affronta, e il coraggio che ha avuto lui nel donarlo a noi, non solo a me come moglie, ma credo a tutti gli operatori che gli sono stati intorno. E sono tanti. Molti. Comunque. E grazie anche a loro. Paolo Ruggiu, tu sei membro dell'associazione Luca Coscioni. Quali sono le finalità di questa associazione? Allora, intanto l'associazione prende il nome da un altro malato di sclerosi laterale amiotrofica, appunto Luca Coscioni, il quale attraverso, lui non era radicale, lo è diventato dopo la malattia, e a seguito delle elezioni online che ci sono state per eleggere gli organi del partito, lui è diventato uno dei dirigenti del partito, e poi ha costituito l'associazione Luca Coscioni, che prende proprio il suo nome, e il sottotitolo dell'associazione è proprio per la ricerca per la libertà di ricerca scientifica, proprio perché lui, da malato di SLA, voleva che nel nostro paese la ricerca scientifica, in particolare sulle cellule staminali embrionali, che potrebbero dare degli sviluppi positivi riguardo a questa malattia, ma non soltanto a questa malattia, anche a tutte le malattie degenerative tipo l'Alzheimer o anche la distrofia muscolare, lui voleva che appunto nel nostro paese questa ricerca fosse libera, e ancora oggi di fatto non lo è, perché le leggi, diciamo che dietro la pressione della gerarchia vaticana, il Parlamento ha fatto delle leggi per cui non è possibile fare ricerca scientifica sulle cellule staminali embrionali, ma solo su quelle adulte. Ecco, a proposito, voglio chiederti, qual è la posizione delle istituzioni riguardo al testamento biologico dopo le vicende, le ricordiamo, di Eluana, di Pier Giorgio Welby e di Giovanni Nuvoli e di Luca Coscioni? Allora, nel nostro paese accade una cosa paradossale. Questi tre casi, diciamo che hanno fatto crescere una sensibilità nel nostro paese a favore di che cosa? A favore della libertà di ciascuna persona di decidere come morire in determinati casi particolari, evidentemente, nel caso di un ammalato di tumore terminale, nel caso di un ammalato che non ha speranza di vita, che è affetto da SLA oppure da distrofia muscolare. Però qual è la posizione delle istituzioni? Ecco, volevo dire che c'è stato, ad esempio, ci sono dei sondaggi che sono stati fatti a favore dell'eutanasia, che è un altro discorso rispetto a questo, dove danno gli italiani nella stragrande maggioranza intorno al 65% per una regolamentazione dell'eutanasia. Le istituzioni non vogliono neanche discutere del problema dell'eutanasia, però allo stesso tempo vogliono approvare in Parlamento, e lo hanno già fatto nel governo precedente, quello retto da Berlusconi, una legge sul testamento biologico che
in definitiva è contro il testamento biologico, perché ad esempio non obbliga il paziente che si trova in determinate condizioni ad essere idratato e alimentato forzatamente. È un paradosso. E questo è il vero paradosso. Fortunatamente il governo Berlusconi non è più in carica e quindi noi riteniamo che piuttosto che avere una legge che va contro la libertà delle persone, è meglio non avere una legge piuttosto che avere una legge che è contro il testamento biologico e in definitiva contro la libertà di ciascuna persona. Bene, anche per oggi Chiave di Lettura termina qua. Voglio ringraziare vivamente il dottor Di Fraia di essere stato con noi, Maddalena Soro e Paolo Ruggiu. Nel ricordo di Eluana, Pier Giorgio Welby, Luca Cuscioni e Giovanni Nuvoli, vi lascio in compagnia di questa clip e vorrei che oggi voi trovaste la vostra chiave di lettura. A presto. Lasciami pure impazzire perché il dolore mi spaventa, il nostro amore fa sorridere ed è inutile far finta. Dentro quali occhi hai? Hai trovato il tuo rifugio? Quali mani hai stretto mai? Quali braccia ti hanno avuto? So che stanotte forse morirò, che pregare non mi servirà. Io devo fare i conti con la verità, niente di noi sarà.